Con smartphone. Perché amare significa saper riconoscere una lacrima prima che scenda ed un sorriso prima che nasca. Sì. Oh. Sì. Oh. 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 1000 like in 5 secondi! Senza smartphone. Perché amare significa riconoscere una lacrima prima che scenda e un sorriso prima che nasca. Ma che sei, Fabio Volo? Ma vai a lavorare, ma... Con smartphone. Solo a Star Wars Story al cinema. Jacopo, ma il tuo appuntamento? No, sono in ritardo! Cercami una giacca di pelle. Pensavo mi dessi buca. Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato. È passato. Senza smartphone. Ma dove sono finito? Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato, è passato. Ma chi sei? Sono io, Jacopo. No, non vogliamo niente. Con smartphone. Ciao ragazzi, oggi giornata elettrizzante, tra poco faccio colazione, poi andrò in palestra e infine, per la gioia di tutti voi, vi porterò a fare shopping! Baci baci! Senza smartphone. Ciao ragazzi, oggi giornata elettrizzante, allora tra poco faccio colazione, poi andrò in palestra e infine, per la gioia di tutti voi, vi porterò a fare shopping! E quindi? No, era così, per dire... Con smartphone. Buongiorno, io stavo cercando qualcosa in grado di riprodurre film, fare belle foto, ascoltare musica, navigare su internet, mandare messaggi, telefonare. Lei che cosa mi consiglia? Ecco lei. Ah, no. Grazie mille. Senza smartphone. Riprodurre film, fare belle foto, ascoltare musica, navigare su internet, mandare messaggi, telefonare. Lei che cosa mi consiglia? Di aprire un mutuo! Senza smartphone. Bella serata. Carina, carina, sì. Molto carina. Nonna? Nonna? Tranquilli, raga. Sono i muratori. Ah, è muratore. Con smartphone. Senza smartphone. Amore, sarebbe bello però poterci far fare una foto. Amore, ma facciamocela una bella foto. Scusi, ci farebbe una foto, per favore? Certo. Grazie. Grazie mille. Chissà come è venuta. Beh, amore, tra un mesetto lo scopriremo. Con smartphone. Amore, dai, vieni qua, facciamoci un selfie. Va bene, amore. Dai, su, sorridi. Sto sorridendo. Dai. Sono felice. Un po' più felice. Ma sono... Ma sistema un po' il ciuffo. Amore, lo so, però è che... Dai, ridi, ridi. Con smartphone. Dai. Jacopo Fitzgerald Mannati. Fitzgerald? Dove sei stato? Ero al bar con gli altri e serata tranquilla, molto... No, una cosa tranquilla, eh? Alle 21.17 siete andati a bere da Alfred perché Giulia ha postato una stories. E alle 21.48 invece Marco ha postato un'ulteriore storia su WhatsApp e guarda caso eravate a casa di Marta. Dopodiché sei sparito su qualsiasi social per 3 ore. Che cosa avete fatto in questo lasso di tempo, eh? Stavate giocando a scala 40? Era 3-7. Non credo! Ah, ma non è finita qui! A mezzanotte 14, Luca ha aggiornato il suo stato su Facebook e vi ha taggato all'Alcatraz di Milano! E per poi concludere la serata alle 2.37 al paninaro Magnate a Mortazza! E beh, ma era buona la mortazza, cioè... E dopo
dopo tutto questo, tu mi vieni a dire che è stata una serata tranquilla, eh? Vabbè. Ma... Sei un uomo pedito! Senza smartphone. Jacopo Fitzgerald Mannati. Fitzgerald? Dove sei stato? Ero al bar con gli altri. È una serata tranquilla, molto. Va bene, tesoro, mi fido. Davvero? Certo. Se solo non mi avessero consegnato queste! Ma come hai fatto? Investigatore privato. Vabbè. Sei un